premesso che la formazione di un attore non si conclude mai, fino all'ultimo respiro ha sempre da imparare. Ma è chiaro che prima o poi bisogna andare in scena e fare lo spettacolo. Ecco, questo è a cura del regista, che si prende cura dell'attore che si è formato e che sente che ormai l'attore è pronto per andare in scena e affrontare se stessi e il pubblico. A quale scena di noi due ti riferisci? Guarda, già a partire da quando loro due decidono di fuggire insieme. Per ora leggiamolo cercando di seguire un attimo il testo, cercando un attimo di agevolare la musicalità che dovrebbe nascondersi nelle battute e quindi di portare avanti pure questo discorso di ritmo. Cioè riconquistiamolo un attimo sta cosa, sta musicalità del botta e risposta che si danno, e questo va a sovrastare lei, ma sovrasta anche te, cioè nel senso che poi diventa così presente, così sempre marcato, che pure le tue battute si sciolgono dentro troppo e diventano poco intellegibili. Però è anche vero che visto che c'è un testo, perlomeno tentiamo di comunicarlo, se no diventa... Quindi bisogna trovare questo equilibrio, come sempre, questo equilibrio tra la parte emotiva di partecipazione e poi il fatto tecnico che in qualche modo ci deve sostenere e rendere comprensibile la battuta. Sì. Sono rimasti da soli Ermia con Lisandro, c'è stato quel dialogo tra loro due e decidono di fuggire insieme. Su questa decisione, su questo abbraccio, su questo intendimento, arriva Elena. Uè, bella, e che fai? Io bella? Mo dici tu che ha fatto scemo di un innamorato mio? Se la bellezza fosse una malattia, mi volesse pigliare un morbo tuo. Se tutto il mondo mi appartenesse, tu rialassi a te, per scagnare con l'amore di Demetrio. Perché vola a te e me mi schifa? Io levito, ma isso s'azzecca. Fammi vedere come guardi. Barimi come si fa. Io che ci voglio a sé, ma isso chi mi vola? E se ne scappa quando io vago pre Anna. Chi l'odia e chi mi va su cutanna? Chi l'amo e chi isso modia? Se scemonuta, non è colpa mia. O sazzo, a bellezza tua te n'ha la colpa. Ok, ok, va bene. Adesso facciamo così. Via i copioni. Nel momento in cui tu ti accorgi di lei, lei è già qua. Ok. Ok, allora a questo punto... E qui? Elena è entrata. Io comincio dalla battuta. Sta qui con Lisandro. Ok. Vede l'amica. Sì. E si avvicina. Ok. La vede piangere. E quindi di conseguenza si crea... Mettiglielo, non asciugarla del tutto, cioè non renderla proprio sterile, sì, sennò... Bella! E che fai? Bella io? O dici tu che ha fatto scemo di un innamorato mio? Se la bellezza fosse una malattia, mo volessi via io morbo tuo. Se un mondo mi appartenesse, tu regalassi a te... Io scagna con l'amore di Demetrio. Perché ora a te a me mi schifa? Io levito, ma essa s'azzecca. Fammi vedere come guardi. Barimi come si fa. Io più ci vottei a se, ma essa chi mi vola? Se ne scappa quando io vago per Anna. Chi l'odio e chi mi va su cutanna? Chi l'amo e chi isso modia? Se sei scemonuto non è colpa mia. O sazzo, a bellezza tua te n'ha colpa. O volesse tenere io sto stesso peccato? Non chiagnere, Lenù. Tutto questo sta per fornì. Io e Lisandro abbiamo deciso e ce ne fuimmo. Ce ne ammara sta città che ormai è diventata soltanto un inferno. Addio, amica mia. Fa una preghiera per lui. Chi, come lui, ama profondamente il teatro, cerca sempre... di scoraggiare con ogni mezzo chi, come qualche ragazzo, vuole iniziare questo tipo di percorso. Ma non è fine a se stesso, è perché è un lavoro
difficile, è un lavoro che richiede una capacità di messa in discussione di se stesso notevole e soprattutto veramente è riuscire a vincere molti, ma molti ostacoli.